Buongiorno, good morning, hello everybody, welcome, benvenuti, ciao. Allora, stamattina freddo terribile, prima, adesso si sta molto bene. So earlier it was really cold here this morning, there was frost everywhere, but now it's a wonderful temperature. I nostri vicini, poi forse vedremo, ci hanno portato dei cavalli dietro da noi, dei cavalli qua dietro, quindi forse passa qualche cavallo oggi. So our neighbors have brought their horses to stay behind us here, and so we might even get a glimpse of one of these magnificent creatures as they come past this morning. Hey Maple, how are you? Ciao! Vabbè, se non le vediamo, poi facciamo un giro dopo. Allora, come state? So how is everybody? How are you? I'm always happy and appreciate your people coming live, and also thank the people who watch it later and the recordings. Quindi faccio un saluto particolare alle persone che la vedono in diretta, ma anche un saluto alle persone che la vedono anche questa registrato dopo. Il tema oggi è rilassamento, relax. So the theme of today is relax. Però la prendiamo da un'altra angolazione. So we're going to take this from a whole other viewpoint today. So sometimes it happens, right, that somebody else's idea comes at us, right, and it starts to work away inside us and bothers us a little bit. Succede che delle idee altrui ci entrano dentro e iniziano a creare un po' di disarmonia all'interno di noi. Quindi oggi vogliamo anche rilassare un po' questo meccanismo che succede così. So one of our aims today is to relax this mechanism which happens when this happens. And you know, we have to sort it, it's all on a logical way. It's like, yeah, sure, we have to welcome and embrace all other people's viewpoints and this and the other, but on the practical level it's harder than this. Quindi su un livello, diciamo, semplice, uno può dire sì, ma dovremmo cercare di, come dire, accogliere anche le idee di altrui, così. Però a volte c'è una forte dissonanza che crea disagio, di più che solo un riflettere sopra la cosa, no? Al mio avviso dovremmo prenderlo come spunto, no? Il punto di vista di un altro, per capire cosa ne pensiamo noi veramente su una cosa e cercare di capirlo anche dall'altro punto di vista. Però quando siamo turbati non va bene. So allora pratichiamo è meglio. So I was just suggesting that even though the invitation is a positive one to try and see what it is to look from somebody else's point of view, when it's not harmonic within us, then we first of all need to relax this, and then we can embrace it at another level. Sono dei spunti di riflessione su questa tema. So just some thoughts, for this thing. So anyway, so our body holds all these memories. Il nostro corpo mantiene tutte queste memorie, e l'idea è di lasciarli. Bene, allora sento il cavallo, però voi non la vedete ancora. So I can hear the horse chomping away, perhaps you can too. Allora, bene, iniziamo. Troviamo un po' un assetto che siamo dritti più o meno. So we're looking for a stance where we're more or less aligned, and this already helps with the relaxation. And so we're just going to relax our shoulders a little bit, because you know, when we feel attacked by anybody, an idea, we sort of
freeze, quando ci sentiamo minacciati da un'idea di qualcun altro o qualcuno, facciamo così, no? E quindi adesso siamo, non c'è problema adesso, no? Quindi rilassiamo le spalle. So, danger is gone. So, let's at least for the moment, right? So, let's release our shoulders, our jaw. Take a nice breath. So, got some bit wobbly here today. Anyway, so we've got some gonna just do some new movements today with our breathing. Okay, so first of all, we'll do this one we've done a few times. Facciamo alcuni movimenti nuovi con il respiro oggi. Iniziamo questo che abbiamo fatto qualche volta, quindi inspirare su, espirare giù, inspirare avanti, inspirare ancora su, espirare giù, ancora, espirare giù, inspirare avanti, inspirare ancora su, espirare giù, inspirare su, espirare fuori tutto, breathe everything out, down, breathe in forward, breathe in again, espirare, again, cool. Now, breathe in and breathe out. The other arm, breathe in. Breathe out. Entrambi. And out. And reverse the other way, so breathe in sideways. Inspiriamo di lato. Espirare. Again, forwards. So we're starting to feel more vibrant, more alive. Iniziamo a sentirci più vibranti, più vitali. Continuiamo così per poi rilassarci di più. Allora, ora una novità. Inspirare basso così. Espirare. Poi aumentiamo l'angolo sempre. So we're gonna increase the angle every time. So we did it low, and now we're gonna do it this way. So breathe in and breathe out. This height. This height. And now vertical, ora verticale. We'll do this a few times so I explain it better. Lo spiego meglio perché forse confondi un po'. Il movimento parte dal busto e ritorna al busto, il braccio segue. So the movement starts with the body and the arm follows, and the body starts and the arm follows. So it's not just this, it's really this. So down, here,
Cool. Ok, let's try again. Un po' più presenti. Facciamo ancora, so a little bit more present with what we're doing. Maybe the movement is slightly bigger as well. Don't force your neck or anything, non sforziamo il collo. Facciamo un movimento un po' più grande però. Breathing in deeply. Inspirare profondamente. Espirare. Ancora. The other side. Low. Sentire un momento, se feeling the effects a moment. Great, so now with both hands at the same time, due entrambi le braccia allo stesso momento, apri un po' il petto, espirare. Poi qui. La facciamo ancora, let's do it again. This time, when we come down, we're gonna close as well. Breathe really out all the air. Quindi quando torniamo questa volta, chiudiamo e espiriamo fuori tutta l'aria. And again from up to down. So in this position here, questa posizione qua, godiamo di questo respiro che espanso di più e anzi apriamo ancora di più il respiro, tutto quanto il lato. So we're enjoying the increased breath in the side here and we're trying to breathe even more in the whole of our side. If it's too much, come back up a bit. Se è troppo, venite più su perché può tirare un po' qui. Because we can feel it sort of tugging away here. So breathing in the whole side. E tornare. Ancora. Side. Allora, ora solo la
iniziamo a rilassare tutti i piccoli muscoli lungo tutta la schiena. Quindi iniziamo solo con la testa, più poco così. So we're just gonna start just with our head down slightly. Just the head, solo la testa. E sentire che piano piano si sciolgono i muscoli qua dietro. So feeling how the muscles in the back here of the neck are relaxing. Continuiamo a respirare, so keep breathing deeply. So sit on the chair really well, eh? Sediamoci bene sulla sedia e andiamo un po' più giù, ancora più giù con la testa. E respirare qui. Quindi la sentiamo qua, questo tratto qua dorsale, so we're feeling it in the midsection of our back. Ok, now we're just gonna go all the way down. E andiamo tutto giù. Rilassare la testa, spalle, lasciare andare tutto il corpo. E torniamo su perché sta passando il cavallo. Ciao Maple! Piano, perché se no ci gira la testa. So take it easy, otherwise the head starts spinning a little bit maybe. Ok, so now go straighten one leg at a time. Allunghiamo una gamba alla volta. Coordination exercises also helps to relax the mind. Questo anche aiuta a rilassare la mente. Quindi, come sale, braccia posto fuori. Non ci preoccupiamo del respiro qui, so let's not worry about the breathing here, it's too much going on. Ok, keep the legs going, and now arms up and down. Ok, now the same side. Stesso lato. Ok. Let's do the same side and turn the head to the other side. Quindi stesso lato, però giriamo la testa dall'altra parte. Ci vuole coordinazione, però facendo questo esercizio l'acquistiamo anche della coordinazione. So we need coordination to do these exercises, but the same exercises help with our coordination. They might seem easy to some people as well. Forse sembrano facili a alcuni, però comunque è un esercizio di presenza, di ricordare di stare qui col corpo. So even if these seem easy to some people, you know, the invitation is to be present with what we're doing anyway, so. Yeah, maybe we just say hello to Maple. Let's say hello to Maple. Ciao Maple! Ciao! Dopo la salutiamo. Ok, allora, questo movimento qua così, cerchiamo di sciogliere i muscoli della schiena un po'.
metterli in movimento, che poi la rilassiamo ancora di più. So we're just trying to move all the muscles in our back and then we will relax them and release them all afterwards. So I'll do show you sideways. So we're coming up and down like this. Se la facciamo lento, sentiamo anche dove sono le parti più duri. So if we do it slowly, we can perhaps feel where there's some rigidity in our back. Ok, the other way. Facciamo nell'altra direzione. E di nuovo andiamo giù, rilassati di nuovo tutto, ancora di più. So relaxing everything even more than before. Molto dolcemente torniamo su, passando a metà. So very very gently and delicately we're coming back, perhaps stopping halfway. Okay, let's do some twists. Respirare, sentire il cilindro qua. So breathing really feeling this cylinder here. Inizia il lavoro inizia adesso, iniziamo a sentire che siamo più centrati, più rilassati. So everything we don't need is relaxed, tutto quello che non ci serve è rilassato. Sentiamo finalmente che entriamo nel lavoro ora. Respirare, contenti, so breathing away happily. Piano tornare. Quindi se riesco a trasmettervi in questo momento questo piacere, questa gioia di proprio starci e ascoltare il respiro, sono contento. quando abbiamo questo ci sentiamo molto appagati, c'è un senso di appagamento. So if we can like if I can transmit this like, this happiness and this joy of just being there, listening and feeling our breath, then makes me even happier because when we can really feel our breath and we're just happy, we're self-contented in a way. So it's really worth spending some time on this. So on the other side, finding the right position, finding a comfortable pose. Troviamo una posa comoda. Ecco. Sentiamo semplicemente rilassare quelle che non serve, le spalle, le mani. E lasciare che il respiro diventa, si esprime da solo. So we're just allowing the breath to express itself, basically.
aggiornare il piano. Wonderful. Cross one leg over. Cavalchiamo il piede sulla ginocchia e troviamo una posizione dove è comodo. So finding a place where it's comfortable. And we're just going to bend forwards a bit. Pieghiamoci in avanti un po'. Questa rilassa lunga, forse non la sembra, però rilassa qua dietro. So we're relaxing. It might feel just like it's pulling right now, but this whole thing of pulling will help it relax. This in our hip here. Piano su, I'm gonna do another twist, facciamo di nuovo una torsione. Back. And forwards. E avanti. Rilassare anche la testa. Coming back up again and just gently twisting the other side. Chiudiamo un po' sull'altro lato. E di nuovo giù. And again down. Relax the whole back. Relax, relax. Piano tornare su. So very gently put hands on the knees, helping to push yourselves up. Sentire, muoviti gli effetti, so listening in, feeling how we are right now. Piano in piedi. Facciamo una passeggiata più
più sciolti possibili, cioè meno sforzo possibile. So we're gonna have a walk around, gonna have a walk around the chair and try and do it with as less, just the right amount of force needed. Okay, so very, very easy. And the other way. Okay, so just a little bit faster now. Facciamo ancora un po' più veloci. Sentire come il corpo è tutto più connesso. So feeling how the body is all much more connected right now. Change the other way around. Ok, excellent. Dietro la sedia, ecco. Piegare un po' le gambe, so bending the knees very gently. Okay, and again around the chair. Now, sediamoci. Respiro del filo dorato che abbiamo fatto qualche volta, so a golden thread breath. So we make a tiny little hole with our mouth and we breathe out, imagining we breathe out a golden thread and we draw it with our hand. Immaginare di espirare un filo dorato e lo disegniamo con la mano le prime 2 o 3 volte e poi senza. Riprendo aria, I'll take a breath. And again. Ancora. Senza mano, with our hand a couple of times. Facciamo ancora, ma ancora meno forza, tendiamo di spingere un po' l'aria, lasciamo proprio soffiare fuori. So we're gonna do it again, just even less, just really softly blow the air out. Sentire un po' gli effetti di tutta questa pratica oggi, so listening to the effects of this whole practice we've did together today.
3 ohm in our heart center, recitiamo 3 ohm al centro del cuore per espandere ancora di più questo senso di vibrazione, to expand even more this feeling of internal vibration. Lasciamo andare ogni pensiero, ogni preoccupazione. So just letting every worry, any thought just drop out of us. Siamo consapevoli dei piedi, delle mani, della testa, so we're very aware of our feet and our hands and our head. E siamo consapevoli anche delle braccia, delle gambe, del collo. And we're also very aware of our arms and our legs and our neck. And we're also very aware of this whole central piece. E siamo anche molto consapevoli di tutto questo pezzo qua centrale. E siamo anche molto consapevoli delle sensazioni. We're also very aware of the sensations in our body. So the more I connect to these sensations, the more I can drop my armor. Più che mi connetto a queste sensazioni, più che posso lasciare andare la mia armatura, che è quello poi che irrigidiamo, no? L'armatura. Magari serve un secondo, però poi la lasciamo. So maybe our armor is needed sometimes, you know, but then afterwards we let it go. We don't keep this armor all the time. That's hard work. It's very hard work. È una fatica terribile mantenere un'armatura tutto il tempo. Quindi lo lasciamo. Bene, spero che abbiamo visto ancora. Spero che abbiamo visto un'altra angolazione. Abbiamo visto un'altra angolazione su questo rilassamento molto diverso. So we've seen another point of view regarding relaxation. So we add these up, it doesn't cancel what we did before. Questa non annulla quella che abbiamo fatto prima, aggiunge. E quindi buona giornata. Ci vediamo comunque sempre ogni lunedì, il prossimo, il 21. 28, poi non lo so. So we'll keep doing these live videos every Monday, even during the holidays. I would like to do some sort of other Zoom exchange. Let's see, if you have any ideas, maybe I have some ideas too. Piacerebbe fare qualche scambio Zoom, vediamo un po' se mi viene qualche idea a me o qualche idea a voi. Vediamo questo nel periodo festivo. Per approfittare di questo tempo, to make the best out of this time. So, anyway, have a brilliant day, it's always a pleasure. Passate una giornata meravigliosa, sempre un piacere. Alla prossima, ciao.